che avrebbero voluto che tutti facessimo, si possono fare, perché sono esattamente uguali a noi. Hanno fatto un gesto che io sono riuscito a cogliere, che è esattamente quello che tutti noi facciamo ogni volta che vogliamo parlare con un amico. Ci vogliamo confidare, vogliamo manifestare la nostra intimità, la nostra complicità. Questa fotografia che voi avete adottato rappresenta secondo me questo, e per questo va custodita, va protetta da voi stessi. Come si fa a fare legalità? Rispettando il prossimo. La prima cosa che dovete mettervi in testa se volete vivere in un mondo di legalità è che dovete rispettare il vostro compagno di banco. Non dovete riprenderlo e poi metterlo su Instagram, non dovete fare tutte queste porcherie che si fanno. Dovete avere rispetto, il rispetto per l'essere umano che sta vicino a voi è la base fondamentale della legalità. Non dimenticatelo mai, e sono sicuro che questo Falcone e Borsellino, se potessero parlare con voi così da vicino come hanno fatto in quella foto, vi direbbero esattamente questa cosa. I magistrati, la polizia, le forze dell'ordine fanno il loro lavoro, il nostro qual è? Rispettare il prossimo, cominciare da qui. È detto da un fotografo, e quanto dire, veramente, a volte il telefonino, anzi spesso, diventa un arnese veramente pericoloso. Siamo in un mondo di una comunicazione abbastanza veloce e spesso spietata. Grazie. Grazie Tony. Grazie Tony Gentile. Consentitemi di ringraziare quell'uomo lì che si chiama Gigi Chiavetta.